Shock a Bello Chi di Fano, una donna di 74 anni viene investita da un tir e muore schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante. Scuole, monumenti ed edifici pubblici ammontano circa 30 milioni di euro i danni provocati dal terremoto a Fano. Non ancora riconosciuto lo stato di emergenza, si punta ad un'azione condivisa con gli altri comuni colpiti dal sisma. La provincia chiede 7 milioni di euro per i danni alle scuole superiori. A Pesaro evacuate 9 famiglie da una palazzina di Via del Maino per danni strutturali. In Via della Robbia invece proseguono i lavori sull'ex ciminiera Molaroni a rischio crollo. Alcune famiglie potranno tornare in casa già da domani se attendono le certificazioni di legge. Bonus idrico dal comune di Mondolfo e Aset. Arriva un aiuto alle famiglie in difficoltà, messo a disposizione un fondo da 23.000 euro. Cecilia uniti nella musica, al centro pastorale diocesano domenica 20 novembre un concerto in onore della santa martire patrona della musica. In piazza 20 settembre a Fano è arrivato l'albero di Natale, alto circa 20 metri, è stato donato dalla famiglia Ciucciarelli. Il 27 novembre è l'accensione e l'inaugurazione degli eventi legati al Natale più. Buonasera, in primo piano l'incidente mortale è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15 nella zona industriale a Bellocchi di Fano, dove ha perso la vita Teresa De Matteis, 74 anni, residente a Fano fino a pochi anni fa. La donna, mamma del titolare della lavanderia di Via Einaudi, era uscita dal negozio e si stava dirigendo a piedi verso l'auto, quando in Via Meda è stata investita da un tir in fase di manovra, probabilmente retromarcia. La 74enne è finita sotto la ruota posteriore destra. I soccorsi sono stati immediati. Da Ancona è arrivata l'eliambulanza, mentre da Pesaro un autogru dei vigili del fuoco per sollevare il mezzo pesante. Purtroppo però è risultato vano ogni tentativo di rianimarla. La donna è morta per il trauma da schiacciamento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia di Stato e la Polizia locale, che ha eseguito i rilievi di legge. Un altro grave incidente è accaduto a Mondolfo intorno a mezzogiorno lungo la statale 424 della Valcesano, coinvolte nel sinistro due auto che si sono scontrate frontalmente. Una 79enne e un 90enne erano a bordo di una Fiat Panda, mentre un 47enne era alla guida di una Y. Tutti e tre sono stati portati in ospedale in codice rosso. Per uno dei feriti è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Torrete di Ancona. Ammonterebbero a 30 milioni di euro i danni provocati dal terremoto a Fano, lo ha dichiarato il sindaco Massimo Seri, che questa mattina insieme a una parte della giunta e all'ingegner Fabbri ha fatto il punto sugli interventi eseguiti e su quelli ancora in atto. Criticità in 5 scuole su 43, problemi a monumenti e a beni del patrimonio comunale come l'ex chiesa di San Francesco e alla Rocca Malatestiana, oltre a 10 ordinanze con cui è stata disposta l'inagibilità parziale di abitazioni private. E questo è il bilancio dei danni registrati a causa del terremoto che ha colpito anche la città di Fano. Gli accertamenti, iniziati il 9 novembre dopo le prime due forti scosse, sono ancora in corso, ma si stimano circa 30 milioni di euro di danni. In totale sono stati più di 140 gli edifici pubblici esaminati, ma alcune problematiche sono state riportate anche da imprese e cittadini. Assessore, si tratta di interventi di somma urgenza? Sì, non a caso il 14, proprio in seguito a una tempestività ma anche a una continuità di interventi che si sono succeduti al sisma di mercoledì, che il 14 abbiamo proprio redatto una somma urgenza che riprofilava tutti quelli che erano gli interventi sia su scuole, su beni pubblici, beni monumentali e anche cimiteri che avevamo individuato con priorità. Quindi ci siamo concentrati su quello. Nel frattempo abbiamo anche dato un incarico a dei professionisti esterni, quindi di una società, che faranno una ricognizione, quindi con tanto di perizia, alla quale accompagneremo alla somma urgenza proprio al Ministero per andare a chiedere delle eventuali risorse. Voglio ringraziare comunque tutti gli uffici tecnici dei lavori pubblici, dell'urbanistica, della sede comunale, che si sono messi a disposizione nello stesso giorno proprio per ottemperare quello che era una ricognizione in uno stato di emergenza, stato che spesso ci coglie all'improvviso e che non è semplice superare.
La scelta di chiudere le scuole per 48 ore, ha evidenziato il collega Mascarin, si è rivelata corretta. Infatti, in poche ore sono stati eseguiti oltre 100 sopralluoghi, dai quali sono emerse criticità in 5 scuole, monitoraggi proseguiti anche nei giorni scorsi. Nel Luigi Rossi gli interventi stanno continuando anche in questi giorni e si dovrebbero concludere dentro questa settimana, perché ci sono stati una serie di distaccamenti di intonaco più diffusi che hanno richiesto e stanno richiedendo un intervento più articolato all'interno della struttura, che è comunque in sicurezza. Sono stati realizzati però anche altri interventi sulla scorta anche dei sopralluoghi che l'ufficio tecnico del Comune di Fano ha continuato a fare nei giorni successivi, alla luce anche dello sciame sismico che, come sappiamo, è proseguito fino a domenica, e quindi nuovi interventi tra lunedì e martedì sono stati realizzati presso la scuola media Nuti a Poderino, la scuola media Padalino in centro storico e presso la scuola primaria Rodari, sempre a Poderino. E anche questi interventi sono stati realizzati e conclusi nell'arco di 48 ore. Da questa settimana partono gli interventi di verifica e monitoraggio a tappeto su tutte le strutture scolastiche, per un secondo giro di verifica che riteniamo in questo momento comunque prudenzialmente opportuno per completare la scansione e avere un quadro ovviamente più di dettaglio su ogni singola struttura. Il Comune ha provveduto anche all'installazione della cartellonistica con le indicazioni delle aree di attesa in caso di emergenza. Sono 45 in totale le aree verdi e i parcheggi in cui i cittadini troveranno un posto sicuro e un punto di riferimento coordinato dalla Protezione Civile. Ieri inoltre i sindaci dei comuni colpiti dal sisma si sono confrontati in via telematica per definire azioni comuni di intervento. I comuni non riescono a far fronte agli interventi necessari con i propri fondi. Questo è normale e bisogna attivare fenomeni di solidarietà tra comuni, e quindi anche noi insieme a tutti gli altri comuni chiederemo lo stato di calamità naturale, e anche perché sono a rischio non solo gli interventi per rimettere a posto gli edifici, è a rischio anche l'attività dei comuni. Ci sono molte scadenze di fondi FSC, PNRR previste per il 31/12/2022. Noi prima l'alluvione, anche se nella nostra città non è stata importante, poi il terremoto, rischiamo di perdere questi soldi. Quindi oltre al danno del terremoto, importante per tutti, anche la beffa di perdere i soldi che ci sono stati dati dall'Europa per importanti opere pubbliche. 7 milioni di euro di lavori invece la richiesta della provincia di Pesaro Urbino relativa ai costi necessari al ripristino dei danni nelle scuole superiori. La stima è stata trasmessa alla regione perché possa documentare le urgenze nelle sedi ministeriali di competenza. Le necessità maggiori riguardano l'istituto Volta di Fano con la ristrutturazione dei paramenti esterni per 1 milione di euro, il liceo Mengaroni di Pesaro con interventi sugli architravi delle finestre nel plesso Perticali per 700.000 euro, il Santa Marta di Pesaro con la ristrutturazione di paramenti e architravi delle finestre lesionate per un costo di 2 milioni di euro e l'ex Carducci di Fano per gli spogliatoi della palestra, un ambiente non utilizzato da tempo per i lavori in corso sull'impianto attiguo. A Pesaro invece oggi è stata evacuata una palazzina in via del Maino per danni strutturali provocati dal sisma. 9 in totale le famiglie sgomberate, 2 delle quali collocate dal comune in strada della Romagna, mentre le restanti avrebbero trovato autonomamente una sistemazione. Sul posto i vigili del fuoco che stanno continuando ad eseguire le verifiche di stabilità nelle province di Pesaro e di Ancona. In totale sono oltre 50 gli edifici dichiarati inagibili, circa 1200 quelli che hanno subito danni lievi. Ci spostiamo in via della Robbia, dove nei giorni scorsi sono state evacuate 30 persone a causa del pericolo di crollo della ciminiera dell'ex fabbrica Molaroni. In quella torre, alta 25 metri, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Infatti una ditta è stata incaricata di smontare pezzo per pezzo e poi nei prossimi giorni si valuteranno le soluzioni. Assessore, sono iniziati i lavori per lo smontaggio della torre, quali sono le tempistiche e quando prevede il rientro dei cittadini? Allora, devo dire che sono iniziati subito da parte della proprietà, che ha dato grande disponibilità sin dal primo momento. Devo dire che nonostante che le condizioni meteo di ieri, che ha sempre piovuto, quelle di oggi che sono molto più favorevoli, ci auguriamo nel giro insomma, delle prossime ore di avere il lavoro completato.
L'obiettivo è quello di riportare le famiglie in casa il prima possibile, ovviamente inizieremo da quelle più lontane rispetto alla ciminiera, quindi che l'intervento copre dal numero 3 al numero 35 di via Luca della Robbia. Diciamo che i primi e gli ultimi civici potrebbero rientrare in casa già da domani mattina. Comunque aspettiamo tutte le certificazioni di legge che sono necessarie per permettere alle famiglie di rientrare a casa. Devo dire che grazie all'intervento della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei Servizi Sociali siamo riusciti a dare una risposta veloce a tutte quelle che erano le problematiche delle famiglie coinvolte. Ci piace pensare che da qui a uno, due, tre giorni al massimo tutte potranno rientrare nelle loro case, almeno quelle che sono state sfollate da via Luca della Robbia. La torre che fine farà? Ma intanto è stata smontata, i pezzi verranno stoccati tutti al centro operativo, poi vediamo quello che si farà in futuro. Diciamo che la cosa importante, vista la situazione, è che nessuno si è fatto male. E quando si parla di una struttura di qualità lì, con insomma, i mattoncini già bruciati, insomma, perché questa era una ciminiera, quindi caldo, freddo, fiammate improvvise, e la situazione del materiale non è il massimo, però noi siamo a disposizione per capire quelle che potranno essere le soluzioni future. E dopo la proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali dello stato di agitazione del personale dipendente dell'azienda ospedaliera Marche Nord e dell'area Vasta 1, il prefetto di Pesaro Urbino ha convocato una riunione per domani mattina alle 10.30 per un tentativo preventivo di conciliazione. E dopo la proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali dello stato di agitazione del personale dipendente dell'azienda ospedaliera Marche Nord e dell'area Vasta 1, il prefetto di Pesaro Urbino ha convocato una riunione per domani mattina alle 10.30 per un tentativo di conciliazione. Incidente senza feriti questa mattina alle 7.45 in via Nazario Sauro a Fanno all'altezza del Civico 41. Una Lancia Musa condotta da una fanese di 43 anni nell'effettuare il cambio di corsia lungo la strada a senso unico ha urtato una Mercedes guidata da un 47enne di Monte Ciccardo che procedeva nella corsia di destra. La Mercedes a sua volta è andata a collidere contro un veicolo in sosta. Per fortuna nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge. La curva dello stadio Mancini verrà intitolata a Federico Santini per tutti i Bronco, il 31enne tifoso dell'Alma ed assiduo frequentatore della curva che si tolse la vita nell'agosto del 2010. Nei giorni scorsi è stata votata favorevolmente dall'ufficio toponomastica la petizione per l'intitolazione promossa e sottoscritta dal consigliere del Movimento 5 Stelle di Fano, Francesco Pannaroni, con l'aiuto del club Forza Alma e dei Panthers e degli Ultras. La cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà probabilmente nel mese di marzo. Cambio al vertice del comando della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino. Il colonnello Paolo Brucato è subentrato al comandante Enrico Blandini, che lascia l'incarico dopo oltre due anni. L'ufficiale è stato trasferito a Prato, dove ricoprirà l'analogo incarico di comandante provinciale. Brucato, invece, proviene dall'Argentina, dove ha svolto l'incarico di esperto della Guardia di Finanza presso l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires. Cambiamo argomento. 8 gruppi musicali tra cori e orchestre si esibiranno il 20 novembre all'interno del Centro Pastorale Diocesano di Fano per l'iniziativa denominata Cecilia Uniti nella Musica. Allora sentiamo di che cosa si tratta nel servizio di Filippo Pucci. Tra pochi giorni è Santa Cecilia, nota per essere la patrona dei musicisti. Il collegamento Cecilia e musica le è stato attribuito grazie ad un brano della Passio nel quale, descrivendo il suo matrimonio, si dice: «Mentre suonavano gli strumenti musicali, la Vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa». Fu così che da questo canto le venne attribuito l'appellativo di patrona della musica. E proprio per ricordare questa figura, la diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola organizza per domenica 20 novembre una iniziativa dal titolo Cecilia Uniti nella Musica, ovvero un pomeriggio all'insegna di 8 esibizioni curate da cori e orchestre musicali della nostra città, che si divideranno in 3 brani ciascuno.
L'appuntamento, con avvio alle ore 17, si svolgerà nella sala riunioni del Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118. Uniti nella musica, nel nome di Cecilia. Ecco, Cecilia è un nome femminile che vorrei sottolineare anche legandolo a due fatti che sono accaduti recentemente nella nostra, nel nostro territorio. Uno è l'alluvione, il quadro che abbiamo messo nel manifesto era nella chiesa delle Tinte di Pergola, che è stata inondata completamente dall'alluvione e sommersa dal fango, e anche questo quadro di un pittore, Ferri pergolese, era stato sommerso e adesso, venuto fuori dal fango, è in via di restauro. Ci piace vedere che Cecilia riemerge dal fango. L'altro aspetto è legato proprio ad Anastasia, questa ragazza ucraina che è stata uccisa dalla violenza di un uomo che pensava di amarla e le ha tolto la vita. Anastasia, sappiamo bene, era una pianista, una direttrice di coro, giovanissima, e ha cantato anche nel coro qui della nostra diocesi e anche ha dato delle lezioni di piano. Ecco, vorremmo ricordarla così, con la musica che aveva nel cuore, e anche la musica ci aiuti a venire fuori da questa violenza che si esprime proprio nei riguardi dei più deboli e dei più fragili. Quindi Cecilia, Anastasia, che tra l'altro è una delle donne che con Cecilia era martire, ci aiutino veramente ad essere più uniti e solidali. I gruppi musicali presenti che si esibiranno domenica sono Canta che ti passa, la Cappella Musicale del Duomo di Fano, il Coro di Voci Bianche in Canto, il Coro e Allievi dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, quello Polifonico Malatestiano, quello Giovanile Malatestiano, il Fano Gospel Choir e infine l'Orchestra di Fiati Fanum Fortune. Un invito a partecipare, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo al Centro Pastorale. E sempre in occasione di Santa Cecilia, il Corpo Bandistico di Cartoceto organizza per sabato 19 novembre un pomeriggio all'insegna della musica per ricordare la Santa Patrona dei musicisti. Il programma si divide in due appuntamenti. Il primo alle 18.30, la Santa Messa all'interno della Chiesa Santa Maria della Misericordia Cartoceto, animata dalla banda e presieduta da Don Alessandro Messina. Alle ore 19.15 poi si terrà il concerto sempre in chiesa con brani classici, famosi e anche recenti. L'ingresso è libero. L'amministrazione comunale di Mondolfo ha dato il via questa settimana al bando per ottenere il bonus idrico rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il fondo messo a disposizione da ASET ammonta a circa 23.000 euro. Per l'accesso al bonus sociale è possibile presentare domanda fino al 31 dicembre 2022 utilizzando il modulo, che può essere scaricato dal sito del comune di Mondolfo, e inviandolo all'indirizzo mail che vedete in sovrimpressione. Destinatari dell'incentivo sono i nuclei familiari residenti nel comune di Mondolfo con ISEE pari o inferiore a 6.809,79 euro. L'ammontare del contributo varia invece da 50 a 200 euro in base al numero dei componenti della famiglia. Coloro che risulteranno beneficiari riceveranno lo sconto direttamente sull'utenza successiva alla chiusura del bando. È stato posizionato in piazza 20 settembre a Fano l'abete di 20 metri donato da una famiglia fanese alla città per le feste natalizie. Domenica 27 si terrà l'inaugurazione. Presidente, qui è tutto pronto, l'albero, tra poco lo ritroveremo in piazza. Certamente, anche quest'anno siamo stati bravi, più che bravi noi è stata brava la città, che al nostro annuncio naturalmente, qui abbiamo una famiglia Cicciarelli, che ha messo a disposizione un albero, io dico bellissimo, poi lo vedremo in piazza, perché l'effetto naturalmente in piazza, in un ambiente completamente diverso, però diciamo che ha donato l'albero, perciò è importante, perché questa città merita un albero bello, io penso che l'abbiamo trovato. E l'inaugurazione poi quando avverrà? Beh, l'inaugurazione sarà domenica 27, naturalmente alle 17.30, poi naturalmente con l'inaugurazione, oltre all'accensione dell'albero, ci sarà tante attività che sveleremo nella prossima conferenza stampa. Che effetto vi fa vedere rimuovere questo abete e poi perché lo avete donato alla città?
Beh, l'effetto è straordinario, si può dire, perché insomma questo albero è stato piantato da mio padre negli anni 70, erano alberi che la forestale regalava se ne facevi richiesta, e quindi era un albero piccolissimo come ero piccolo io. Poi con il tempo è cresciuto, forse adesso è cresciuto un po' troppo. Quanto è alto? È alto circa 20 metri e le radici stanno smuovendo tutto il terreno, cominciano a dare dei problemi. E al che ho chiamato il mio giardiniere di fiducia chiedendo come si poteva fare, perché essendo diventato troppo invasivo questo albero, dico qui bisogna che lo leviamo, poi pianteremo altre cose. E lui mi ha fatto una proposta interessante, in quanto che dice: guarda, se lo doni al comune di Fano e noi ci facciamo l'albero di Natale, è una cosa bella per tutti e così non va perduto, diciamo, via, farà la sua figura. E l'idea ci è piaciuta, a mio fratello un po' meno perché lui è un naturalista e sfegatato, e niente, così abbiamo deciso di fare questa cosa. Una piccola curiosità: come risistemerete poi il giardino? Purtroppo si tratta di piante tutte messe in un periodo che era facile averle, ma forse non c'era tanta cognizione di quanto sarebbero potute crescere. Detto ciò, e con le problematiche che avrebbero poi apportato negli anni, quindi abbiamo rideciso di, a malincuore, perché un po' fa male, io ho il batticuore, non so, adesso si vede che sono agitata perché comunque è un pezzetto della nostra famiglia, assolutamente, però di cuore promettiamo che per un albero ne saranno messi altrettanti, e quelli che già ci sono cresceranno molto molto bene con noi, perché noi amiamo la natura, le piante, i fiori e ci spendiamo tantissimo tempo e anche un po' di denaro. Quindi adesso ben venga questo intervento di tutta questa macchina che si è messa in moto, perché comunque sarà un albero condiviso per le feste, che porti bene, magari, speriamo, a tutti quanti, e ce lo godremo così, filmeremo, faremo, rimarrà nei nostri ricordi. Approvata all'unanimità in Consiglio Comunale la mozione presentata dalla Lega Fano, con la quale si chiedeva l'impegno della Giunta ad elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della ciclabile lungo via Papiria, anche alla luce di una possibile integrazione con la ciclovia del Metauro. Con questa opera, ha sottolineato il consigliere Scopellitti, non solo si potrà mettere in sicurezza il tratto di via Papiria che parte dalla fine dell'attuale ciclabile e prosegue verso Tre Ponti, ma ne favorirà l'utilizzo anche da parte di coloro che già la usano per raggiungere in bicicletta i luoghi di lavoro nella zona industriale di Bellocchi. Cambiamo argomento. Sabato scorso l'associazione culturale fanese Ex Concordia Felicitas ha fatto conoscere ai cittadini fanesi una ricca e preziosa collezione di opere d'arte in stile etnico custodite al terzo piano della Cassa di Risparmio di Fano. Allora vediamo di che cosa si tratta con il servizio che è stato curato da Cristiana Guerra. È una preziosa e ricca collezione d'arte che racchiude la storia di una vita, fatta di 40 anni di viaggio in tutto il mondo, curiosità e desiderio di conoscere le tradizioni e costumi di altri popoli. 5 vetrine colme di opere, 2600 pezzi custoditi all'interno del Museo Etnico Bagnaresi, recentemente istituito nella sede della Fondazione Carifano grazie ad un'importante donazione. Una collezione di privata, donata dalla Bagnaresi, e questo è un tesoro di Fano che vorremmo come associazione culturale farlo conoscere e valorizzare il più possibile, perché è un tesoro veramente eccezionale, 106 paesi, 5 continenti, pezzi scelti di grandissimo livello culturale, artistico, che rappresentano un po' tutto il mondo. Oltre 160 maschere realizzate a mano, sculture, vasellame, avori, armi da taglio, bastone e tanto altro, realizzato da maestri artigiani da cui non si può non rimanere affascinati e incuriositi. Questa è una maschera della Papua Nuova Guinea, vedremo anche maschere di tutto il mondo, poi anche africane di tutti i paesi, tutti i pezzi possiamo
pezzi unici scelti da una persona di grande cultura che oltre alla passione dei viaggi aveva anche la capacità culturale di scegliere il meglio di ogni paese. Mettiamo in un'unica sala la cultura del mondo. L'amore per la città e soprattutto l'amicizia fraterna con Aldo Mancurti hanno convinto Maria Teresa Bagnaresi, figlia di Giacomo, il noto primario di medicina fino agli anni 60 dell'ospedale di Fano, ad effettuare l'importante donazione alla Cassa di Risparmio. Curato insieme alla donatrice Bagnaresi questa mostra, sin dal 2010 abbiamo iniziato a catalogare tutti gli oggetti che la Bagnaresi aveva intenzione di donare. E poi mano a mano li abbiamo collocati in queste vetrinette poste, però è quasi inaccessibile in quanto essendo sopra i locali della fondazione stessa, questo museo al sabato e domenica non può essere mai aperto, quindi Fano, i fanesi non sanno nemmeno che esiste. Un tesoro ancora sconosciuto alla maggior parte dei cittadini che sabato scorso è stato possibile ammirare grazie all'associazione Ex Concordia Felicitas, che ha messo a disposizione l'intera mattinata per illustrare ai visitatori il prezioso patrimonio culturale. Alessandro, qual è lo scopo della vostra associazione? Noi abbiamo lo scopo culturale, far conoscere le cose belle di Fano e oltre, e quindi lo scopo è aumentare la cultura. Siamo assolutamente un'associazione no profit, il nostro è solo, e questo è un esempio di cultura, addirittura di tutto il mondo, e speriamo che presto questo museo sia un lustro per Fano, come tante altre cose che poi in futuro vorremmo valorizzare. Per visitare la mostra, completamente gratuita, è possibile contattare la segreteria della Fondazione o inviare una mail. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, eccolo qua, e poi l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali. Buona serata.